Loftus Cheek è il terzo giocatore inglese nella storia rossonera a realizzare più di 5 gol in un torneo di Serie A. Quelle statistiche, insomma, più o meno interessanti, che però delineano sicuramente l'apporto di Ruben in fase offensiva. Ora il tema è, dato che in questi giorni si sprecano fiumi di inchiostro virtuale sul fatto che i nuovi abbiano reso, che ci siano tanti giocatori in doppia cifra nel Milan, che Jovic abbia fatto 8 gol, possa arrivare in doppia cifra. Io trovo sicuramente una statistica interessante, ma abbastanza fine a se stessa. Perché? Perché la mia personalissima opinione è che il calcio sia un gioco di squadra e che quindi tanto quanto si debba fare valutazioni positive sull'apporto di giocatori come Pulisic, come Loftus, anche quelli che sono subentrati e che spesso hanno dato il loro contributo, secondo me bisogna ragionare in termini di squadra. E se noi ragioniamo in termini di squadra, allora tanto quanto è giusto esaltare quello che di buono è stato fatto là davanti, bisognerebbe anche analizzare quello che non è stato fatto bene dietro, perché da che mi risulti, insomma, il calcio è uno sport di squadra. Non è uno sport di individualità. Purtroppo il Milan, la sensazione che abbiamo avuto quest'anno è che il Milan non giochi a calcio, non fraintendetemi, non giochi a calcio nell'insieme, no, della valutazione di una squadra, giochi a fare gol. Che poi questo abbia prodotto il secondo posto, un quarto di finale di Europa League. Benino, non benissimo, ma benino, sicuramente. Il campionato mai stato in discussione per la nostra partecipazione alla Champions. Ma la valutazione che va fatta, secondo me, è una valutazione più ampia, che deve contemplare anche gli aspetti delle cose che non vanno. Ed ecco perché io credo che il tifoso che ragiona è il tifoso che fa questo tipo di valutazione, questo tipo di critica, che è una critica sempre costruttiva, non è una critica per voler dare addosso a tutti i costi o per voler manifestare pubblicamente, diciamo, la propria antipatia nei confronti di per una posizione di pregiudizio. Vuole essere una critica, la critica la si fa verso qualcosa a cui ci tieni, no? Verso qualcosa a cui vuoi bene e che vorresti vedere meglio anche. Questa è un po' la mia valutazione, perché e qui vengo alla sintesi, poi vengo a voi. La sintesi è questa: spesso ci si domanda se senza gli infortuni avremmo potuto tenere il passo dell'Inter, se senza questo, se con questo, se con quell'altro. Io credo che alla fine della stagione la posizione che hai in campionato, i punti che fai, sono lo specchio di quello che vali. Personalmente, dalla scorsa estate ritenevo il Milan capace di mettersi costantemente nelle prime quattro posizioni, ma non di essere così strutturato per vincere il campionato, cioè per fare tanti, tanti, tanti punti. In un campionato dove il Napoli l'anno scorso e l'Inter quest'anno hanno dimostrato che con l'organizzazione, le idee chiare e un gioco di calcio, di squadra, si possono fare tanti punti in Serie A.